primo elemento che scelgo è l'ufficio, il secondo la macchina elettrica e il terzo elemento la tenda. Sono Leonardo, direttore di campeggio. Ho scelto l'ufficio perché è il cuore del campeggio. All'interno abbiamo nel computer un gestionale che devo sempre sapere chi c'è in quella determinata piazzola o in quella determinata casa mobile. Devo sempre sapere quel cliente a che ore arriverà o a che ore andrà via per poter organizzare anche il lavoro del mio staff. Il direttore di un campeggio si deve muovere, se c'è dei problemi con dei clienti deve avere il modo di andare a parlare direttamente dal cliente senza fare arrivare il cliente a te. Se vuoi organizzare il lavoro di un tuo dipendente lo devi raggiungere. E spesso all'interno di un campeggio le distanze sono lunghe e quindi l'aiuto di una macchina elettrica per spostarsi è sempre comodo. Come terzo elemento ho scelto la tenda da campeggio perché, come tanti altri nel settore, siamo evoluti, ci siamo modernizzati, siamo andati dietro alle richieste del turismo con l'inserimento all'interno dei campeggi e villaggi di strutture fisse. Ma la cosa che noi vogliamo trasmettere ancora è il legame al termine campeggio. Il primo consiglio che voglio dare è avere delle buone capacità di relazione e comunicazione sia con il tuo staff che con i clienti. Far fronte a tutti i tipi di tutte le richieste che ti vengono fatte, anche se non sono inerenti al tuo lavoro, ma devi essere sempre disponibile a risolvere e a dare più informazioni possibile. E devi, in poche parole, devi trasmettere serenità. Ogni mattina devi organizzare il lavoro dei tuoi collaboratori. Devi, ad esempio, la donna delle pulizie deve sapere quali case pulire o piuttosto quale gruppo di servizi igienici andare a pulire. L'addetta alla manutenzione, quali sono i principali interventi da fare durante la giornata. E oltre al lavoro, ovviamente, anche all'interno dell'ufficio. È bello come lavoro perché sei a contatto con le persone, sei a contatto con la natura, immerso nel verde. D'altra parte è un lavoro che richiede tanto impegno e qualche sacrificio a livello di ore e di presenza, perché un direttore di un campeggio deve essere presente sul posto tutti i giorni e a tutte le ore del giorno.